Ebbene, abbiamo messo insieme in questo documento di Donatella Cupertino tutte le testimonianze che abbiamo raccolto e che dopo 17 anni contraddicono addirittura l'inchiesta. Cominciamo così. Quel giorno non sono saliti dalla casa della signora Anna, assolutamente. Non abbiamo niente da dire. Lei state sbagliando tutti e ti cercano al grano l'uovo. Sono chiacchiere. Ultima domanda, ma tu ti stai rimangiando queste cose perché hai paura? No, io non ho paura di niente. Non ho mai parlato della bambina con la Jessica Pulizzi. La reputo una brava ragazza, tutta la famiglia. Nel 2004 mio padre non lavorava in quel magazzino. Però lo dice suo padre che lui quel giorno... No, mio padre racconta la sua vita. Mio padre, fidatevi che sta raccontando una cosa sua accaduta per... cioè, a lui personalmente, da ragazzino, però... da piccolino. Sul foglio di uscita di lavoro di Anna Corona, chi ha firmato e chi ha messo la firma? Ma ci dobbiamo capire, ho messo la firma o l'orario? Perché per quanto ne sappia io ho messo la firma. Anna, una domanda. La è stata iscritta subito sul registro degli indagati. Ci dice che cosa ne pensa? No, non ho nessuna notizia. Quello che sapete voi so pure io. Il fatto di essere sospettata non la... cosa le fa pensare dopo 17 anni? Claudio, perché la gente ha paura di voi? Tanto motivo di avere paura della famiglia Corona. Arrivederci. Avvocato Frazzitta, che impressione le fa rivedere tutte insieme le testimonianze che noi qui alla Vita in Diretta abbiamo raccolto in questi due mesi, che ci riportano esattamente a 17 anni fa, che ci riportano esattamente a quella giornata del 1 settembre 2004, che viene cristallizzato e vivisezionato in queste ore da tutti noi. I protagonisti sono quelli, sono persone interessate, persone lambite dall'inchiesta, parenti di persone che vengono evidentemente in queste ore di nuovo riprese. C'è sempre poi il mistero degli indagati, ma su questo la Procura comunicherà quando lo ritiene. Voglio sentire lei su questo documento. Ma è chiaro che voi state facendo un'inchiesta giornalistica, poiché evidentemente avete voi elementi attraverso gli atti precedenti relativi al precedente processo su cui poter lavorare. Ciò che io continuo a ripetere e ne prendo l'occasione anche nella vostra fascia oraria è che l'inchiesta giornalistica poi deve trovare un limite nel non oltrepassare, cioè non andare a intaccare quella che è invece l'attività di indagine attuale della Procura. Cioè voi dovete svolgere una funzione complementare. Ho notato che in una occasione in particolare vi è un elemento interessante da poter effettivamente approfondire e mi auguro che la Procura lo possa fare. In realtà è chiaro che andare a disturbare la signora Anna Corona mi sembra veramente inopportuno, devo dire la verità. Per quanto riguarda le altre situazioni, non credo che abbiano detto cose sostanzialmente differenti rispetto a quanto già era emerso nel dibattimento. Mi riferisco a Fabrizio Foggia, il quale ha sempre parlato di valutazioni sue, di sensazioni, non ha detto più di tanto neppure in dibattimento. Per cui diciamo che la vostra attività di inchiesta, noi certo è importante per tenere alta l'attenzione su questo caso, però ripeto, deve avere, come ha detto lei, una linea rossa che bisogna demarcare fra quello che voi avete fatto fino ad oggi e quello che invece negli ultimi mesi sta svolgendo la Procura, che ripeto non ha mai confermato che ci siano indagati. Quindi vi invito a essere cauti nel ripetere qualcosa che forse non ha mai trovato conferma e che è stata detta da una giornalista così tanto per far notizia. Allora, avvocato, noi infatti abbiamo preso questa notizia e l'abbiamo sempre data con il condizionale, abbiamo sempre detto che non trova riscontro perché chiaramente abbiamo sentito la Procura, abbiamo sentito i legali delle parti e nessuno ha confermato questa circostanza dell'iscrizione del registro degli indagati delle due persone di cui stiamo parlando. Allora, vorrei però adesso in qualche maniera approfondire
un punto e un documento che noi abbiamo fornito e che poi è stato mandato in onda da tutti i colleghi. Quello che racconta la signora Francesca Adamo, al punto che lei, avvocato, ha chiesto una perizia ulteriore sulla famosa ricevuta di uscita dall'albergo di lavoro, perché la signora Adamo dice: la firma sul registro l'ho messa io, non Anna Corona, e quella è stata l'unica volta che me lo ha chiesto. E poi avete sentito, dice: io ho messo la data, ho messo la firma, insomma alla fine si capisce che quel documento comunque è stato in qualche maniera, come possiamo dire, manomesso. Torniamo lì con Lucilla, sì. Masucci. Diciamo che questo è un passaggio importante, ecco. Sì, questo è un passaggio importante. Vediamo l'avvocato. Buongiorno, sono Lucilla Masucci di Rai 1. Cercavamo Francesca Adamo. Sei l'amica di Anna Corona? Amica, collega. Cosa ti ricordi del primo settembre 2004, il giorno in cui scompare Denise? E io lavoravo in lavanderia e lei è scesa. Poi quel giorno che cosa succede? Sono venute le sue figlie, tutte e due. A che ora sono arrivate? Non me lo ricordo se sono arrivate prima di pranzo o dopo pranzo. Come mai non avevi raccontato questo particolare la prima volta che ti hanno sentito i carabinieri, la polizia? Ma perché non ci ho fatto capire, perché i giorni là dentro sono tutti uguali. Quel giorno non è un giorno come tutti gli altri, è il giorno in cui scompare Denise. Tu hai visto la bambina quel giorno? No, erano tutte e due con lo scooter e avevano un sacchetto con delle giacche. Hanno provato queste giacche e se ne sono andate. Quanto si sono trattenute? Ma 5-10 minuti. E fino a che ora Anna Corona ha lavorato? Ma io non è che l'ho visto uscire. Io non lo so se è uscita, a che ora è uscita, se non è uscita. Sul foglio di uscita di lavoro di Anna Corona, chi ha firmato e chi ha messo la firma? Ma ci dobbiamo capire, ho messo la firma o l'orario? Perché per quanto ne sappia io ho messo la firma. Chi ti aveva chiesto di mettere la firma o l'orario al posto di Anna Corona? L'ha chiesto Anna. Ma lei quando te lo ha chiesto? Prima che venissero le figlie o dopo? Non me lo ricordo di preciso. Perché Anna ti chiede di mettere l'orario? Te l'ha detto? No. Tu altre volte avevi firmato per Anna Corona o avevi messo il suo orario di uscita o solo quel giorno? Guardi, penso solo quel giorno. Ti è sembrato strano che solo quel giorno, il giorno della scomparsa di Denise, lei ti chiedesse questa cosa? Ha fatto solo una cortesia a una collega. Non ho mentito, tra l'altro, non volevo mentire. Io non sono una complice di Anna Corona, se c'entra Anna Corona. Avvocato Frazzitta, devo dire che più lo rivediamo e più io mi soffermo su alcuni particolari, anche l'ultima frase è abbastanza inquietante, ma torniamo al nodo della questione. La signora intervistata da noi ammette che la signora Corona le ha chiesto di firmare quel documento al suo posto e poi fornisce una versione diversa rispetto a quella che ha dato quando è stata ascoltata. Quanto è importante questa testimonianza oggi dopo 17 anni? Beh, diciamo che aggiunge un altro elemento indiziario alla vicenda, certamente potrebbe essere utile anche per una ulteriore indagine sostanzialmente attorno a ciò che è accaduto all'Hotel Ruggero, evidentemente. Certo, questa è qualcosa che certamente potrebbe riattirare l'attenzione su quel luogo, però è chiaro che noi siamo assolutamente convinti, noi come famiglia, ma anche la Procura della Repubblica, che c'è un bel numero di persone che ha conoscenza di questo fatto e ne siamo convinti con una ragionevole certezza e che non parla. E questo fatto è veramente inconcepibile, nonostante diciamo siano passati 17 anni. E voglio precisare che qualora dovesse esserci il reato di favoreggiamento, questo è bello e prescritto dal
2004. Inoltre sappiamo benissimo che la signora Jessica Pulizzi è stata assolta in via definitiva, quindi a questo punto della situazione, dico, a voler ragionare sempre nell'ottica di quello che è l'interesse della famiglia e di Piera Maggio, cioè la ricerca di Denis Pipitone, non certo, dei colpevoli, certo, è chiaro che potrebbero dare un importante aiuto queste persone, che da 4 credo che siano diventate 7 le persone che sono a conoscenza, e se questo numero si è quasi moltiplicato è perché a ragion veduta ci siamo resi conto che forse c'è più gente che è a conoscenza. Ora dico, perché continuare a stare in silenzio senza che neppure si rischia nulla dal punto di vista, diciamo, giuridico, dal punto di vista di eventuali conseguenze su loro, se non nella misura in cui oggi sarebbero dei testimoni che possono aiutare a risolvere il giallo di dove è finita una bambina di 3 anni e 11 mesi, veramente, che è veramente è la figlia d'Italia, tranne che di questi 7. Diciamo, avvocato, ma imbecilli, ecco, perché lei prima aveva parlato sempre qui da noi di 4, adesso sono 7. Come mai questo, diciamo, questo numero si è allargato? Cosa glielo fa pensare che siano esattamente 7? Evidentemente non lo verrei a raccontare a lei, è chiaro questo, però noi, questa è una vetrina per poter parlare, continuiamo a cercare di poter parlare. Giusto. Certo, qualcosa si è mosso grazie al fatto che la sensibilizzazione dei media su un cold case ha certamente consentito a qualche anima semipura di diciamo intervenire. Adesso noi chiediamo veramente a tutti di poter svuotare effettivamente le coscienze. Siamo nel momento giusto, prima che poi eventualmente sia troppo tardi e in realtà la posizione di determinati soggetti possa complicarsi a causa di questa prolungata reticenza. Se però spontaneamente si presentano in procura, dai carabinieri, presso lo studio, è chiaro che agevoleranno sicuramente la loro posizione, agevoleranno una cosa importante, la ricerca di Denis Pipitone. Chiunque quel primo settembre del 2004 abbia avuto occasionalmente o incidentalmente la sfortuna, e oggi fortuna di poter imbattersi in Denis Pipitone, io invito queste persone a venire a parlare con il procuratore della Repubblica prima possibile, prima che poi la giustizia faccia un percorso tale che non possano più loro tirarsi indietro, è chiaro? Quindi questo è quello che chiediamo. Basta questa omertà, basta questo silenzio, basta. Noi cerchiamo Denis Pipitone, non cerchiamo colpevoli, cerchiamo Denis Pipitone.